Buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio mandare un messaggio veloce a tutti. Adesso devo anche un po' ingegnarmi a capire come mettere giù il titolo perché non so bene come fare. Comunque, volevo mandare un messaggio a tutti quei genitori, a tutti quei figli di persone anziane, di mettervi un po' al riparo da internet, nel senso, fate un po' attenzione ai siti e alle pagine varie che frequentano i vostri genitori, nel caso sono persone che vanno su internet. Fate molta attenzione perché purtroppo mi sono accorta che c'è una fascia di persone anziane che si fa molto abbindolare da tutta quella pubblicità, marketing, spazzatura per vendere prodotti miracolosi per la salute, e tanti di questi purtroppo proprio dei sketch pubblicitari mirati proprio, si vede proprio dalle immagini e da come, insomma, da come decidono di mettere giù il prodotto. Si vede proprio che è una cosa, cioè, si vede proprio a pelle che sono quelle bufale, sapete, quelle cose miracolose che sistemano i mali di tutto il mondo. Ve lo dico perché io ho a che fare con degli anziani e sono entrata in sintonia con uno di questi e purtroppo oggi ho dovuto vedere questa meccanica, nel senso, ha iniziato a parlarmi di questo prodotto del quale ovviamente si è fatto fare il lavaggio del cervello e è una pubblicità che scorre su Facebook, ma come quella ovviamente ce ne sono tantissime, quindi purtroppo non possiamo neanche accanirci soltanto su una persona singola, perché come sapete sono dei sistemi che adottano, purtroppo sono quelle truffe che conosciamo un po' tutti. E praticamente ha iniziato a parlarmi di questo prodotto miracoloso, che sistema le vene di tutto il corpo con un farmaco che praticamente bisogna anche stare attenti perché questi, se sono persone anziane che abitano da sole e stanno tutto il giorno a guardare queste pubblicità, innanzitutto si fanno fare il lavaggio del cervello. Perché alla fine, se non si confrontano con nessuno e stanno tutto il giorno a guardare ste robe, capite che purtroppo diventa una problematica. E in secondo luogo, cosa ancora più grave, questi prodotti, noi non sappiamo che cavolo di prodotti sono, quindi potrebbero esserci anche delle controindicazioni e insomma, non c'è da fidarsi. E in pratica ha iniziato a parlarmi di questo prodotto, ha iniziato a dire che ha visto questa pubblicità, un farmaco che costa un bel po', ha detto, quindi ovviamente sono cose anche che fanno pagare caro, e che serviva per sistemare le vene, non ho capito bene, le vene, le arterie. E praticamente mi sono incuriosita quando eravamo a fare un giretto di accompagnamento per prendere il caffè. Quando siamo andati a casa, gli ho chiesto di farmi gentilmente vedere questa pubblicità. Lui, tutto ben contento, perché ovviamente sto entrando nel suo mondo, no? Quindi lui molto contento di condividere questa pubblicità, come se avesse, no? Come se avesse. Come se, co, co, come se entri nella sua cameretta e ti fa vedere i suoi averi, no? Cioè, questi purtroppo sono di purtroppo, ragazzi, queste diventano le nuove realtà di anziani che sono molto soli. E sono quelle realtà di cui si riempiono la giornata e diventa un problema, capite? Quindi attenzione, bisogna monitorare, cercare di capire innanzitutto quello che dicono, perché spesso magari gli anziani parlano, uno non ha voglia di stargli dietro e succede che magari stanno dicendo queste cose pure. Se noi non li ascoltiamo, magari ci perdiamo dei pezzi. E poi, appunto, a mio avviso, ogni tanto andate a scrollare la cronologia e vedete che tipi di che siti vanno a vedere questi anziani, perché è un problema. Infatti, lui si è fatto un po' infinocchiare dalle quelle due o tre paroline magiche che è ovvio che sono studiate a tavolino per infinocchiarti. Dottor. Quindi lui da lì a pelle così, soltanto perché uno dice dottore, si è fidato. E anche qua,
Non è detto, prima di comprare prodotti o affidarsi a prodotti esterni, bisogna prima fare una verifica, soprattutto se si tratta di pubblicità che ti vendono prodotti a caso. Prima di tutto bisogna fare una verifica se sono persone proprio dell'albo dei professionisti, bisogna fare delle ricerche su internet e ad ogni modo se propongono dei prodotti a pagamento, ad ogni modo, un secondo parere, questo è quello che gli ho detto anch'io a questo signore, un secondo parere da una persona che fa lo stesso lavoro, bisogna averlo, giusto per capire che cosa ci sta vendendo questa persona. Invece lui non si è fatto tutti questi problemi, si è affidato a pelle, perché evidentemente sono cose che vede tutto il giorno, quindi si è fatto fare il lavaggio del cervello, in poche parole, e le parole sono state, dottore. E così solo dottore, boom, lui va sul sicuro. Pastiglie che sistemano le vene in un colpo solo, cioè la pubblicità diceva proprio così, in un colpo solo. Anche qua, ragazzi, lo sappiamo tutti molto bene, non esiste nessun in tutto il mondo farmaco o cosa che sistema ad un colpo le situazioni del corpo o cioè non c'è niente al mondo. Quindi capite che sono proprio quei meccanismi di pubblicità classici, cioè che adesso oramai stanno diventando anche ridicoli, no? Come quelli che propongono, usano come se ci fate caso, utilizzano sempre le stesse dinamiche di conversazione, cioè dopo un po' diventano anche ridicoli, come ad esempio quelli che dicono vuoi guadagnare 300.000 euro da domani? E cioè, è ovvio che sono tutte, cioè, quando vedi che una conversazione inizia ad andare verso quella direzione, in automatico è una truffa. Quindi non è facile neanche, non è neanche difficile sgamarli a questo punto, perché sono diventati praticamente ridicoli queste persone qua. Quindi ho visto sta pubblicità e tra l'altro, cosa ancora che fa ancora più ridere, c'era la voce robotica. Cioè, sapete quelle pubblicità dove non c'è neanche, cioè, non c'hanno neanche la decenza di mettere una voce reale. Quindi, insomma, si è capito che era una cagata. Io ho cercato di farglielo capire, gli ho detto che prima di spendere i soldi deve assolutamente sentire un altro professionista e ad ogni modo avere un contatto reale con qualcuno. Quindi mi sono sentita di fare questo video per avvisarvi, perché probabilmente lui non è l'unico anziano sulla faccia della terra che si fa abbindolare da queste cose. Essendo che negli ultimi anni sta passando tutto tramite internet e visto che stanno cercando di truffare ogni persona, dai bambini a qualsiasi tipo, anche a qualsiasi tipologia di persona, compreso noi, quindi se le inventano di ogni tipo. Ancora più grave la vedo nei confronti degli anziani, perché loro sanno benissimo che questi anziani sono fissati con la salute, quindi insomma, andare a truffare persone di questo tipo giocando in questo modo la vedo una cosa molto grave e quindi mi sono sentita di fare questo video e avvisarvi di stare attenti, soprattutto se avete degli anziani molto soli che fanno utilizzo di internet. Attenzione perché ci sono proprio le truffe mirate a persone fragili, anziane, soprattutto sole. Tutto qua. Buona giornata, vi auguro di stare bene. Ciao.